Anche questa mattina ci siamo trovati con i rappresentanti veneti dell'ANCI per discutere del riordino delle province. È una scelta difficile da prendere. Noi bellunesi abbiamo assolutamente l'esigenza che la provincia come ente istituzione resti, perché è un'istituzione fondamentale per il governo del territorio montano, che ha specialità e particolarità diverse rispetto alla pianura. Una per tutte, la densità. Abbiamo 58 abitanti per chilometro quadrato contro i mediamente 300 delle altre province del Veneto. Questo vuol dire che per fare governo sul territorio c'è necessità di un ente che sappia raccordare e possa raccordare i comuni. Questa è l'istanza che porteremo come comuni bellunesi alla conferenza regionale e che probabilmente potrebbe anche venire recepita. Si tratta però di capire che cosa a questo punto dirà la regione, perché ovviamente tutte le province chiedono in qualche modo di essere riconosciute, ma questo non è per legge possibile. Una battuta solamente: si addiviene a una riforma così importante con tempi scarsissimi e semplicemente sulla base di criteri economici. Questo non è minimamente accettabile. Che ci sia bisogno di un profondo riordino delle autonomie locali in Italia, questo è realtà. Che ci si possa arrivare davvero così, io credo di no. Se dovessi pensare che cosa ha senso per questa regione, la regione del Veneto, io penserei che c'è bisogno di una provincia come area vasta, montana, una per la laguna e due per la pianura, e poi che venisse dato tempo ai comuni per associare funzioni e per creare unioni fra di loro. Ma ovviamente in questo momento il legislatore nazionale non ha ragionato così, sta semplicemente ragionando sulla base di criteri di taglio di spesa, e sulla base di questi criteri non credo si riesca a fare davvero il bene del nostro paese.